4 ore di fila, io penso è da terzo mondo, poi ognuno giudica. Sì, sono arrabbiati, però capiscono anche la situazione com'è, quindi alla fine quando arrivano si rilassano. Abbiamo finito, come faccio con i bambini? Abbiamo finito. Il problema sorge un po' con i bambini, ma si trovano varie scuse. Il gettone al McDonald's, il peluscetto, magari gli regalo uno scivolino per farlo anche al peluscetto, che di solito se l'hanno si distinguono, qualcosa ci inventiamo insomma. Sostanzialmente il nostro drive-in è un po' particolare perché opera H24, quindi la giornata del drive-in non comincia e non finisce, è una sequenza di giornate. I nostri operatori lavorano su turni, tre turni sostanzialmente nell'arco della giornata per tenere aperte le postazioni del drive-in. Molti di loro, per fortuna, in questo momento in cui abbiamo avuto un grande aumento di utenza, si è anche trattenuto molto spesso 2-3-4 ore nella notte per dare supporto agli altri colleghi e per dare supporto agli utenti sostanzialmente. Il nostro compito, ancora prima di fare il tampone, è tentare di dargli le indicazioni più corrette per evitare che facciano magari una fila a vuoto, perché comunque devono avere l'impegnativa giusta, devono avere la dicitura corretta, e questo per rispetto del servizio sanitario regionale. La media degli ultimi 3 giorni è di circa 1000 tamponi al giorno, e con un picco l'altro ieri oltre 1200, quindi una buona fetta della popolazione. Abbiamo volontari impiegati H24, quindi più o meno 3-4 su ogni turno, quindi circa 10-12 volontari al giorno, più poi gli operatori sanitari, quindi medici e infermieri, anche loro 24 operatori nelle 24 ore. L'infermiere fa il tampone, lo inserisce all'interno del reagente. E noi il reagente lo cuociamo all'interno di queste cartucce, dove c'è una barra dove avviene la reazione, e poi successivamente lo inseriamo nel macchinario. Al negativo arriva un SMS, il positivo invece viene contattato e indirizzato al tendone, dove gli si chiederà di fare effettivamente un secondo tampone di conferma, che è il tampone molecolare, okay. Al quale però poi dopo noi invieremo allo Spallanzani e poi di conseguenza verranno ricontattati dalla ASL di appartenenza. Abbiamo un'utenza che può arrivare arrabbiata dopo ore di fila. Ovviamente ci sono state delle situazioni un pochino più tese, in cui siamo dovuti intervenire anche magari un pochino con maggior decisione, perché comunque non è stato ben accettato l'attesa o il diniego di una prestazione, che è una cosa che a noi non fa mai piacere.